A Gaia Sabatini non bastava agguantare la qualificazione per la finale, ha voluto vincerla questa batteria con un bello sprint finale e si è infilata a Grosseto 2017. Sì, sono molto contenta, volevo vincerla perché ho visto il passaggio simile, diciamo discreto, quindi ho detto, cavolo, posso fare anche il personale, quindi ho detto va bene, dai, spingiamo fino alla fine e vediamo che cosa esce. E adesso? Prossimo round, con quali ambizioni? L'ambizione è di dare il meglio di me, non ho nulla da perdere. Ho fatto una bella gara oggi e ti dirò, non sono nemmeno tanto morta, diciamo, quindi posso dare ancora, però comunque sostenere due turni sui 1500 è tosta, quindi cercherò di dare il meglio di me e ciò che viene viene, sono felicissima per questa finale. Gaia, c'è un'energia in più, è quella della maglia azzurra e quella di giocarsela in casa. Quando sei sbucata sul rettilineo finale, la tribuna è esplosa a tifarti, che effetto fa sentirlo dalla pista? Veramente non la sento tanto, perché quando corro mi concentro solo su quello, quindi non sento molte voci, però comunque le ho sentite, le urla, e fa un effetto bellissimo, perché giocare in casa appunto con tutti gli italiani, anche le persone esterne mi dicevano forza Gaia, anche non conoscendomi, quindi è un'esperienza bellissima e spero di rifarla anche l'anno prossimo. Maglia azzurra, titolo italiano di categoria, sei in finale in una rassegna continentale, quante emozioni questa atletica? Troppe emozioni, prima delle gare anche se diciamo svengo per l'ansia, poi dopo le gare sono sempre felicissima e non cambierei per nulla al mondo questo sport.